Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo però dall'elezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal giuramento del Capo dello Stato al suo secondo mandato, perché c'era la presenza tra gli altri anche dei grandi elettori toscani, tra cui il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l'Italia! Anche i grandi elettori toscani presenti a Roma per la cerimonia di insediamento di Sergio Mattarella in Parlamento. Applausi e standing ovation hanno interrotto 52 volte il discorso del Capo dello Stato. Ricostruzione post-emergenza, reprimenda sulla giustizia, lotta alle disuguaglianze, unità del Paese e centralità del Parlamento. Questi i temi centrali dell'intervento di Mattarella, commentato con entusiasmo dal Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo e dal portavoce delle opposizioni in Consiglio Marco Landi. Mi sono davvero emozionato nell'ascoltare un gigante, perché il Presidente Mattarella, con il suo discorso carico di politica, di buona politica, ma con un linguaggio rivolto alle cittadine e ai cittadini, un linguaggio di speranza dopo i terribili anni della pandemia, un messaggio che arriva forte al cuore di chi si è impegnato in prima linea, di chi soffre, usando per ben 18 volte la parola dignità, dignità contro la violenza sulle donne, dignità per i giovani, dignità per il lavoro, un faro, un esempio per chi come me si impegna ogni giorno in politica. Ancora di più, dopo aver ascoltato il suo discorso rivolto sia al Parlamento ma soprattutto alla Nazione, sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sicuramente un discorso molto completo, ha toccato tantissimi punti, ha valorizzato la centralità del Parlamento, ma soprattutto ha dedicato, e questo mi ha colpito molto, una buona parte del suo discorso incentrandolo sulla necessità della riforma della giustizia in Italia. Molti applausi, questi sono stati probabilmente i punti che più mi hanno toccato nel suo intervento, ma credo che da oggi parte un nuovo percorso anche della politica. E sicuramente la garanzia di un Presidente della Repubblica come Mattarella farà sì che anche le forze politiche che da qui a un anno andranno al voto sapranno far tesoro delle sue parole, incentrate ovviamente sull'unità del Paese e della nostra Nazione. Adesso ci occupiamo di economia e lavoro. In Toscana il caso delle terme di Montecatini all'esame dell'Assemblea regionale, si va verso il concordato in bianco, l'intervento dettagliato in aula da parte dell'assessore toscano Ciuoffo. Per le terme di Montecatini la giunta toscana darà mandato all'amministratore unico di avviare tutte le azioni volte alla necessità di preservare il patrimonio societario per la tutela dei creditori del territorio, quali la presentazione di un'istanza di concordato preventivo cosiddetto in bianco, funzionale alla predisposizione di un piano concordatario in tempi congrui al fine di limitare la perdita di liquidità. È quanto annunciato dall'assessore toscano Stefano Ciuoffo in una comunicazione al Consiglio regionale, spiegando che l'obiettivo è scongiurare il pericolo di fallimento della società di cui la Toscana è socio di maggioranza, anche superando la necessità della messa in liquidazione espressa negli atti regionali. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio, di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di
una procedura, e siccome sono intervenute anche interessi vari, come quello la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune, quindi non dando noi soluzioni e ricette, ma lasciando che la Giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner la strada migliore da seguire, ripeto, per garantire che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo, venga conseguita, venga garantita, ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la Regione avrà. Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo per chiedere che, caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie, proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere, tra le altre, anche alla procedura di concordato, la Regione dia seguito alle promesse fatte, le ultime dal Presidente Giani nel 2020, ed acquisti il tettuccio. Sarebbe una operazione straordinaria all'interno naturalmente di un piano più complessivo che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine, che rimetterebbe sostanzialmente conti a posto, chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi che sono stati, come sapete, recentemente riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. La posizione nostra è di forte critica, perché si arriva oggi a una non soluzione dopo anni di crisi non affrontate. La politica non si è dimostrata capace di gestire una situazione difficile, non ha avuto una visione imprenditoriale, ma non ha nemmeno saputo affidarsi a delle persone capaci di risolvere il problema. E quindi ci siamo trovati di fronte negli anni ad affrontare offerte di società non meglio identificate, di offerte irrevocabili d'acquisto senza nemmeno l'assegno allegato, e non si capisce veramente come si continui a procedere su questa linea. Il problema grosso è che intorno alle Terme di Montecatini è legata alla produttività e all'economia di un'intera città, di un intero territorio, e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della Regione Toscana, che tra l'altro noi pensavamo nel frattempo, da quando c'è stata l'audizione in Commissione Controllo dell'assessore Cioffo, si fosse mosso anche sui tavoli governativi. Invece oggi nella relazione dell'assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento, di un contatto con il governo. È stata quella del concordato preventivo in bianco la posizione espressa dalla Regione nell'ultima assemblea ordinaria delle Terme, in cui si è deciso di proseguire sulla strada del risanamento e al contempo di presentare una domanda di concordato preventivo e intrattenere rapporti con potenziali investitori. Parliamo anche di aree interne, perché il Consiglio regionale è intervenuto anche su questi argomenti, in particolare sulla riqualificazione del patrimonio edilizio e sugli interventi energetici. L'Assemblea legislativa toscana ha approvato una proposta di risoluzione che impegna la Giunta a proseguire nelle iniziative volte al sostegno delle aree interne e periferiche della Regione, attivandosi nei confronti del Governo affinché siano destinati a questi territori ulteriori e specifici investimenti per potenziare l'offerta dei servizi alla popolazione, per riqualificare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio pubblico e privato e per arginare l'abbandono del territorio. Sempre in tema di aree interne è stata approvata anche un'altra proposta che ha l'obiettivo di consentire la manutenzione della rete elettrica nel modo più funzionale possibile. Un paese come il nostro, che parla spesso di transizione ecologica, in cui i maggiori produttori di auto a livello internazionale ci dicono che nei prossimi anni si passa all'alimentazione elettrica, purtroppo continuiamo a vedere che a seguito dei fenomeni atmosferici varie volte ci sono interruzioni dell'energia elettrica per ore, e purtroppo nelle aree montane, in particolare in provincia di Lucca e di Pistoia, l'anno scorso siamo arrivati anche a giorni interi. Questo è inaccettabile, e ovviamente oltre al fatto che il gestore deve fare gli interventi sulla rete, però ogni ente deve fare la propria parte. Noi
Abbiamo provato a cercare di capire cosa la Regione può fare ancora per semplificare queste attività, perché la continuità del servizio elettrico è un'attività di pubblico interesse e quando magari c'è un albero troppo vicino che non è stato tagliato e poi si abbatte sulla condotta elettrica, poi si creano dei problemi del genere. L'anno scorso, se vi ricordate, più o meno in questo periodo abbiamo avuto il problema neve qui sulla montagna Pistoiese e anche in Garfagnana, che ha avuto come conseguenza la mancanza di energia elettrica per diversi giorni. Ecco, questo non deve più accadere, e perché non accada bisogna che la manutenzione dei boschi sia migliorata, in particolare delle zone vicine agli elettrodotti, che devono essere allargate il più possibile per poter permettere poi all'Enel di poterci lavorare tempestivamente, anche con autorizzazioni più veloci. Dal Consiglio regionale della Toscana 2 milioni di euro per le giovani generazioni e tante iniziative rivolte e organizzate proprio da e per i giovani, ma non solo, c'è spazio e nuovi fondi anche per le attività musicali. Vediamo. Coinvolgere i giovani e stimolare il loro senso di appartenenza alla comunità è l'obiettivo principale della proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che prevede uno stanziamento complessivo di circa 2 milioni di euro. Tanti i campi di intervento, dalla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, alla promozione e realizzazione di spettacoli, eventi, festival e concerti. Era opportuno dare un'opportunità a tanti ragazzi che in questi anni hanno sofferto della pandemia, hanno sofferto della impossibilità di avere una relazione sociale. Questa è una legge che consente alla loro fantasia, alla loro progettualità di diventare e di approparsi di luoghi pubblici, delle loro relazioni, in rapporto ai comuni che potranno avanzare delle richieste per partecipare a un bando di 15.000 euro ciascuno, o poi in autonomia al Consiglio regionale mediante una propria azione di promozione nei territori. Il fine sarà mettere insieme i ragazzi, dare loro processi di autogestione, utilizzare spazi pubblici, ma soprattutto rideterminare, rigenerare nuove forme di socialità e di aggregazione. Credo che sia una legge innovativa e importante, che allo stesso tempo può andare anche a finanziare iniziative artistiche, culturali, sociali, di promozione anche musicale, ma essenzialmente il fine ultimo era la volontà dell'Ufficio di Presidenza e oggi anche del Consiglio regionale di mettere insieme i ragazzi. L'Assemblea toscana ha anche approvato all'unanimità una proposta di legge che prevede uno stanziamento di 150.000 euro per il sostegno all'educazione, alla musica e al canto corale. Sono attività che hanno una forte attenzione sui territori, che vedono due associazioni sul territorio regionale che raccolgono tutte le istituzioni, gli enti, le associazioni interessate e che collaboreranno con l'Ufficio di Presidenza e col Consiglio regionale per distribuire questo finanziamento, che vorrebbe sostenere le attività dopo un biennio di forte difficoltà dovuto anche al Covid, in cui queste attività culturali, nelle quali le nostre comunità territoriali si riconoscono e che sono molto seguite, hanno avuto una battuta d'arresto. Ecco, noi speriamo che con la ripresa dopo del post pandemia e che con un piccolo sostegno tutte queste realtà possano continuare serenamente a svolgere il loro lavoro, che è un lavoro prezioso non soltanto per l'offerta culturale che generano, ma per la vitalità che portano nei territori, per l'attività che rappresentano e per i sentimenti anche di appartenenza e di riconoscimento collettivo che generano. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre seguire anche online tutti gli aggiornamenti relativi all'attività dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è per la prossima settimana, buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.